finalmente la regione Marche si uniforma alle altre regioni, diventa tra le regioni più virtuose. Insomma, sappiamo che prima purtroppo la nostra regione era all'ultimo posto con un ISEE di 21.000 euro, noi lo alziamo a ben 23.000 euro, quindi significa che tanti più giovani, tanti più ragazzi avranno accesso alle borse di studio, quindi si premia il merito, si premiano quindi gli Atenei, gli AFAM e quindi ci saranno anche delle ricadute importantissime anche da un punto di vista economico, perché sappiamo che più studenti significa anche più economia per il nostro territorio e quindi io penso che sia veramente un segnale importante, che è una decisione che è stata presa dalla Regione dopo i vari incontri con i rettori, con gli studenti, con l'ERDIS e alla fine siamo giunti insomma a questo importante risultato, perché parliamo di risorse regionali importanti di circa 2 milioni e 200 mila euro stimate. Quindi significa che la Regione crede nell'istruzione, crede nell'investire appunto sul merito, sulle università, sugli AFAM del nostro territorio. Nel momento in cui stiamo organizzando una manovra finanziaria importante per contrastare il Covid e rilanciare l'economia marchigiana, abbiamo pensato che una posizione specifica, speciale e privilegiata la dovesse avere proprio il diritto allo studio. Da questo punto di vista siamo convinti che aver accresciuto la possibilità dei marchigiani meno abbienti e più meritevoli di avviare la propria formazione universitaria sia un elemento strategico per la ripresa. Ci si riprende dalla pandemia, anche se tanti cervelli possono essere addestrati, così che, come si dice, possa essere anche lubrificato l'ascensore sociale, che è quello strumento che consente a chi ha di meno di poter aspirare, se lo merita e se si sacrifica, di avere di più. Il povero può diventare ricco, il ricco anche più ricco. L'importante è che le regole ai nastri di partenza mettono tutti nella stessa posizione.